Consideriamo che questo film ha effettivamente una, diciamo, è bilanciato molto sulla questione della fine, no? Del successo della grande, e questa cosa effettivamente ha avuto luogo negli Stati Uniti e nelle edizioni americane. Questa storia noi ci interessa raccontare. Stare nell'ombra è un'espressione che non mi piace. Sa di complotto, di sicari. Ho preferito pubblicare libri senza dovermi sentire obbligata a fare di mestiere la scrittrice. Finora non mi sono pentita. I mean, I think the legend is going to be impacted by the absence. I mean, there's two things. There's the work and then there's the story of Elena Ferrante, which is the work itself is a book, you know, a series of books. Ferrante right now is an author who's an Italian who took over America, and no one knows who she is, and she refuses to identify herself, and then she publishes her letters. Si può parlare semplicemente con il contenuto della propria opera. Questo è il miracolo dell'anonimato Ferrante, non semplicemente la curiosità chi è un uomo, una donna, bello, brutto. Lei ha difeso il suo anonimato in maniera molto intelligente e molto strategico. E questo va a rispondere anche a coloro che dicono no, uno scrittore deve mettere la faccia. È vero, uno scrittore deve mettere la faccia. La mia vita è stata tutto questo, metterci la faccia. Io li ho letti tutti, ho sempre seguito anche gli articoli che lei raramente ha pubblicato sui giornali, anche le mail, quello che lei rispondeva magari ai lettori, agli ascoltatori di Grecia. L'ho sempre seguita molto perché non solo la trovo una grandissima scrittrice, ma sento che dentro c'è una grandezza proprio morale di questa donna, e lo raccontano proprio tutti i suoi libri e la posizione della sua vita.